Ciao ragazzi, io sono G90Gamer e bentornati su Ship Graveyard Simulator. Quest'oggi ragazzi andremo avanti. Prima di iniziare il video vero e proprio, vorrei quantomeno dirvi quello che mi è successo ieri sera. Ieri sera stavo vicino al mio PC, stavo passando un po' di tempo e tutto ad un tratto mi si è staccata la corrente e subito dopo è ritornata. Ed in effetti non potevo nemmeno più ricollegarmi ad internet e questa mattina, quando sono tornato da lavoro alle ore 13, sono andato sul mio canale di YouTube e purtroppo Google mi ha bloccato il profilo, ovvero l'account di Google. Ora non so quello che sia successo, onestamente, però cercherò quantomeno di recuperare il mio account perché in primis ho ben 272 iscritti e non voglio perdere questi 272 iscritti e purtroppo ragazzi non posso più caricarvi video, però i video che usciranno sempre naturalmente in questi giorni saranno caricati con il telefono. Ebbene sì ragazzi, purtroppo con Google, ovvero tramite il mio PC, non posso più accedere al mio account di Google, quello principale che uso abitualmente tutti i giorni e quello che uso abitualmente onestamente per cercare quantomeno di caricarvi i video. Non ho ben capito quello che sia successo, però io ragazzi spero che questa cosa qui venga risolta il prima possibile. Non mi hanno ancora risposto e tra l'altro questa cosa qui non è successa soltanto a me, ma è successa a più di qualche altra persona. Infatti andando a vedere un attimino su Google i vari tipi di forum eccetera eccetera, ne parlavano anche altre persone di questa cosa che è successa. In tal caso da ieri sera che non sapevo niente, da ieri sera e stamattina ho scoperto questa cosa. Io spero ragazzi di poter risolvere il prima possibile questa determinata situazione perché, come detto, il mio canale di YouTube non lo voglio perdere affatto. Ora, signori, detto questo, riprendiamo qui con il demolire le nostre navi. Io ho fatto un piccolo upgrade di questo gioco. Ho acquistato, ad esempio, il nuovo martello, quello potenziato, smerigliatrice angolare, il bruciatore e anche lo spazzolone per poter rimuovere le colate d'olio. Il bruciatore serve per poter tagliare le cerniere delle centraline, eccetera, mentre con la smerigliatrice angolare possiamo tagliare i tubi, mentre con il martello di secondo livello è molto molto più potente. Adesso vado a prendere la smerigliatrice angolare e vi faccio vedere. Vedete che in questo caso io riesco a tagliare anche le travi. Ecco qui. Ci abbiamo un pochettino di commissioni da fare ed in effetti queste commissioni mi richiede di consegnare ben 9 di rame alle persone, ovvero ad una persona che gli serve il rame. Ecco qui ed ecco qua. Ok, perfetto. Per poterlo rimettere a posto, tacchete. Vediamo un attimino. Sì, ce la facciamo perché gli possiamo consegnare questi 9 di rame a questa nuova persona, ovvero a questa nuova commissione che ho appena iniziato mentre non stavo recando. Come detto ragazzi, i miei video usciranno ugualmente sul canale, soltanto che li caricherò direttamente con il telefono. Nuovo livello, bene, bene. Vediamo un attimino, abbiamo dei nuovi ordini disponibili a 62 metri. Andiamo a vedere un attimino di quello che si tratta e cerchiamo quantomeno anche di fare queste piccole missioni, non soltanto lo smantellamento delle navi. Abbiamo, ullala, 840 dollari, 12 pezzi di acciaio. Cavolo, li avevo prima, li ho venduti tutti. E vabbè, non fa niente perché vi sei considerato che abbiamo l'auto. Sono le 2:30 di notte. Pigliamo il pick-up. Aspettate, fatemi vedere. Acciaio arrugginito. Che peccato. No, non possiamo fare assolutamente niente. Facciamo così, visto e considerato che mi richiedono l'acciaio normale, andiamo verso la nostra imbarcazione che dovrebbe trovarsi da qualche lato. Fatemi dare un'occhiata. Dove cavolo è che si va? Mannaccia la miseria. Ogni volta che mi ci dimentico le strade io di sto gioco qui.
Olè, ed ecco qui la nostra mega nave, quella lì che avevamo ordinato nel vecchio appuntamento. Sto notando che anche vi sta garbando. Spero, ragazzi, che vogliate continuare a lasciare like a questo determinato titolo perché, in primis, è un ottimo titolo. Mi sta garbando. Certamente, non tutti quanti siamo felici di poter vedere un gioco di simulazione, specialmente uno di demolizioni di navi, eccetera. Qui ho già tagliato gran parte dei tubi che mi danno alluminio e benzina. Dovrei trovare un qualche cosa che mi dia, ecco qui, acciaio con il martello potenziato. Bastano poche botticine ed ecco qui. Le casse invece le rompiamo con un solo colpo, mentre qua sopra qui invece abbiamo un'altra chest. Via la chest perché non mi serve. E tenendo premuto R, vedete che in tal caso i rottami se li ricciuccia. Ecco, diciamo così che se li ricciuccia. Abbiamo una calamita a portata di mano, però lasciate fare, lasciate fare. Nel frattempo io vado avanti a smantellare sta roba qua. Vedete che tutti quanti i materiali li riusciamo a recuperare. Acciaio e benzina. Ottimo, qui anche acciaio. Ne abbiamo bisogno di ben 12 di acciaio. Non è un problema perché ne abbiamo già 6. Vediamo un attimino, cerchiamo di scendere da dove. Sapete che cosa? Volevo. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Ah, che peccato, non posso salire qua sopra. Vabbè, pazienza. Ullala, guardate qua quanta roba che ci sta. Qui mi dà. Acciaio arrugginito no, acciaio arrugginito no, 2 di acciaio. Ed è quello che ci serve, la priorità a quello che ci serve. Ecco qui, ne abbiamo ben 10. Acciaio arrugginito no, perché per il momento non mi serve. Qui abbiamo una chest, apri, apri, piglia tutto, 11 di acciaio. Acciaio arrugginito va bene, me li posso ottenere lo stesso. 1 di piombo, finalmente abbiamo trovato anche il piombo, signori. Risucchia completamente tutto. Questi qua sono tubi che possiamo tagliare con la smerigliatrice angolare. E per il momento non li vado a tagliare perché non ci servono. Queste qui, scusi buon uomo, ma queste qui saranno dei serbatoi di carburante. Ma non è che mi esplodono in faccia sti cosi? Bah, non lo so. Un'altra botta e ci siamo. Nuovo livello. Benissimo, benissimo. Spacca fora tutto. Ok, recupera completamente tutto perché voglio dire, no, sono dei materiali abbastanza comuni e che non li trovi certamente su tutte quante le navi, però almeno qui abbiamo trovato tutto quanto, sto ben di Dio. Acciaio, aspetta, olio, 10. Ah, questo qui mi cattura l'olio? Fatemi fare una prova. Sì, questo qui mi. Sì, infatti, questo qui mi cattura tutto quanto l'olio. Guarda qua che figata. No, vabbè, ma. Credo che dovrei colpire i pallini color arcobaleno. No, vabbè ragazzi, ma è una grandissima figata sto gioco però, eh. Guarda qua, ne sono rimasti altri due, recupera e un altro. Oh, Madonna. No, non sapevo di questa cosa qui, sono onesto, però. Ah, ecco perché, perché si era rovesciato questo qui con l'olio. Va bene, qui abbiamo altri tubi da recuperare. Acciaio arrugginito e acciaio arrugginito, qui 2 di acciaio e 1 di benza. Che lo possiamo naturalmente recuperare. Qui ancora altro olio, qui soltanto delle chest, ovvero delle casse. E qui invece abbiamo una chest da aprire. Ah, mannaggia, spazio nell'inventario esaurito. E mi sa che dobbiamo ritornare, dai, su. Possiamo anche ritornare magari dopo. Per il momento andiamo a dare a questa determinata persona quello che gli serve. Ecco qui, entra e damose. Purtroppo ragazzi devo fare semplicemente dei video abbastanza corti perché
Non posso fare video tanto lunghi per il semplice fatto che caricarli con il telefono, anche se uso la fibra, anche con il telefono, purtroppo sarà leggermente difficile e portare video troppo lunghi non sarebbe il caso. Fornisci l'ordine o finalmente ne abbiamo anche un altro qua vicino, abbiamo 8.750 dollari e vediamo un attimino anche di espandere un attimino il tutto. 5,40, 11 di cherosene. 11 di cherosene si potrebbe fare. Mi sa che il cherosene già ce l'avevo, non mi ricordo, però possiamo andare un attimino a vedere lì alla fornace. A parte il fatto della fornace, dovremmo anche upgradare la fornace. Per il momento andiamo a vedere qui per il cherosene. Male che va, lo possiamo anche fare, certamente, non dico di certo il contrario. Dov'è che siamo? Ecco qui la nostra mitica fornace. Nell'inventario abbiamo tutto quello che ci serve per poterlo creare il cherosene. Abbiamo bisogno di olio più olio. Olio e olio a ben 500 gradi. Stiamo attenti. Combinazione. No, maledizione! Perché? Scusa, olio più olio. Scusa, buon uomo. Ah, cavolo, ho messo a ben 1500 gradi. Troppi pochi materiali. Fan club. Un attimo solo, ecco qui. 500 gradi, giusto? Sì. Maledizione, oh, ne abbiamo bisogno di ben 11. Me ne dà soltanto 3? Ah, cacchio, abbiamo finito completamente tutto. Abbiamo finito l'olio. Vediamo un attimino qui che cos'è che abbiamo. Qui abbiamo ancora dell'altro olio. Vediamo, 2. Magari lo possiamo anche dividere. E questo qui me lo metti qua, sempre a 500 gradi. Siamo a 3. E 2 su 5. Non ce la faccio. Non ce la faccio, no. Io direi di lasciare questi. Riguardando invece l'officina, com'è che la possiamo upgradare? Aspetta un attimo, lama. Questo qui lo vorrei migliorare un attimo. Questo qui non c'è bisogno. E questo qui invece il bruciatore. Qui possiamo prendere le altre cose. Strumento per tagliare il metallo usando le alte temperature. Molto pericoloso. Tenere lontano da oggetti infiammabili. Va bene. Riguardando invece l'upgrade, vedete che qui abbiamo l'upgrade del negozio. Per poter fare questo qui abbiamo bisogno di 10 acciaio non legato, ottone e acciaio colato. L'acciaio colato com'è che si fa? Fatemi dare un'occhiata. Acciaio colato. Abbiamo bisogno di acciaio più ghisa. Acciaio più ghisa. Acciaio, benzina, piombo, acciaio e ghisa. Qui abbiamo il cherosene. Vediamo un attimino. Questo qui me lo togli. Abbiamo bisogno di acciaio più ghisa. Ah no, questo qua è il piombo. Maledizione. Piombo e no, non abbiamo assolutamente niente. Eh no, purtroppo no. Vediamo un attimino. 5,25. Ok, possiamo migliorare questi qua invece. Danni da bruciatore, combustibile del bruciatore, slot auto. Danni da bruciatore, combustibile del bruciatore. E riguardante la sega, io direi che, visto e considerato che non la stiamo quasi più utilizzando, vado ad aumentare i danni dello spazzolone, raggio di azione dello spazzolone e velocità di sprint. Va bene, per il momento ci siamo. Vediamo. Riguardante questa cosa qui, l'acciaio non legato lo possiamo fare benissimamente. Se non vado errato, acciaio non legato, che cos'è che serviva? Acciaio non legato, acciaio arrugginito e rame. Acciaio arrugginito ne abbiamo.
anche il rame. Questo, no, aspetta, acciaio, questo e basta. Vediamo un attimino. Acciaio e anche questo. Acciaio non legato a 1000 gradi. Eccolo qui, e tacchete. Me ne ha dati ben 4 e li possiamo lasciare direttamente qui perché sono quelle che ci serviranno poi man mano che andiamo avanti. Ah, eccola qua la ghisa. Vabbè, però adesso non posso fare più niente. Acciaio colato, ghisa. Ah no, aspettate, acciaio e ghisa. Acciaio e ghisa. Togli questo, metti acciaio e metti ghisa. Acciaio ghisa, giusto, acciaio ghisa, 1500 gradi. Eccolo qui. Acciaio colato. E mi trasferisci tutto qua dentro. Migliora la tua attrezzatura per sbloccare più slot. Questo sarebbe molto molto ideale. Allora, visto e considerato che abbiamo un pochettino di tempo ancora, perché ribadisco ragazzi, non voglio fare video troppo lunghi, perché sennò altrimenti sarà veramente una impresa immane. Volevo vedere un attimino nel assumere un operaio. Vediamo un po' com'è che se la cava. Vediamo un po' com'è che se la cava sto operaio. Raccogli tutto, colpo di fortuna, lavoratore. Allora, il bottino mi dovrebbe portare 2, 4 alluminio, 3 si ghisa. Costo 70 al giorno, lavoratore tier 2, lavoratori 00, assumi. Aspetta, costruire baracche per assumere un lavoratore. Pure. Ma che te devo dare magna io? Ma guardate. Dov'è che si costruiscono mostre e baracche qua? Credo forse qui. Baracca, aspetta, 8 di rame, 6 di ghisa e 4 di cherosene, maledizione. Cavolo, richiedono veramente tanti. Eh sì, infatti, perché comunque sia, voglio dire, no? Scusi, buon uomo, ma fammi capire, ma tu com'è che vai al lavoro? Con gli infradito? Ma pensa tu, vabbè. E non ci preoccupiamo più di tanto perché questi ormai. Anzi, credo che forse magari sta popolazione forse un attimino in crisi. Ribadisco che abbiamo bisogno di tanti e tanti e tanti materiali. Ah, qua sono respawnati. Buono. Se visto e considerato che è così il fatto, stiamo a posto, no? Voi che dite? Colpo di fortuna pure qua? Sì, ma che. Ah, voglia, pensa tu. Er colpo di fortuna. Ah, sì, infatti, colpo di fortuna. Eh già. Aspetta, perché qua abbiamo una bella trave. Taglia, ciccio. E taglia, maledetto. Tacchede. Taglia anche un po' da sta parte. Ok, a posto. E mi posso prendere completamente tutto. Dov'è che era quell'altra roba là da smantellare? Mi sa che era proprio qua sopra. Cavolo, però non riesco a saltare. Colpo di fortuna pure qua, ma che? Aspetta, mannaccia. No, non ce la faccio a saltare, maledizione, salta, salta, buon uomo, salti, buon uomo, che ce la può fare? Ce la può fare, ho fiducia in lei.
Ole. Tacchede. Tacchede. E tacchede. Ok, bene, bene, bene. Recuperiamo, recupera, recupera, recupera tutto. Perché questi qua sono materiali preziosi. Sono materiali preziosi. Di cui... qualcuno forse magari lo... Maronne santa, che cavolo, non riesci manco a saltare un metro? Sì e no, magari un metro. Ma vabbè. Ok, recuperato anche questi. Vediamo un po' di qua. Che cos'è che riusciamo a trovare? Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Facciamoci un giro di nuovo dentro la nave. Sapete dov'è che volevo andare? Volevo andare un attimino alla sala macchine, però non mi ricordo dove boia è la sala macchine. Sblocca. Ok, abbiamo recuperato un altro pochino di robe. Recupera tutto. Ecco, adesso vi faccio vedere com'è che si usa. Ah no, questo qua è il quadro elettrico, mi sa che ci vuole un qualche altra cosa. Ottieni uno strumento di livello superiore, ok, 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 perfetto. Quindi non lo possiamo fare, non lo possiamo fare. Vabbè, pazienza, pazienza. Dov'è che si andava per raggiungere la sala macchine? Mi sa che era da qua sotto, se non vado errato. Sì, volevo andare a farmi un piccolo giro alla sala macchine, se magari collabori buon uomo qui soltanto. Aspetta, 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 perché abbiamo trovato un'altra chest. Qui ci possiamo fare un po' di strada, almeno così riusciamo a passare. Ok, questo qui lo possiamo fare con il bruciatore. Vedete che ci stanno le cerniere, ovvero la roba da togliere. Vedete che se io mi muovo così, lui va completamente a tagliare tutto. Però secondo me la velocità del mouse è un pochettino tanto. Certamente dobbiamo dargli il tempo. Ok, e mi ridà questi. In questi giorni ragazzi, dovrebbe arrivarvi anche il nuovo titolo di Grand Theft Auto San Andreas Trilogy. Vediamo un attimino se riesco a caricarvi almeno il primo appuntamento. E vediamo un po' se siete interessati. Io spero di sì ragazzi, spero di sì, perché comunque sia, voglio dire, no, è un titolo che ho pagato naturalmente. E vediamo un po' quanti di voi saranno interessati. Taglia, taglia, taglia tutto. Taglia tutto. Questo nuovo appuntamento di Ship Graveyard Simulator non so ancora ragazzi quando potrebbe uscirvi, perché ribadisco e lo ripeto, sto con il telefono cellulare, quindi non so ancora quando postarvelo. Possiamo scendere di qua senza sfragellarci le ossa. Aia. Fatto niente, tranquilli, tranquilli. Ritorniamo un attimino alla base, perché ragazzi tra un pochino ci salutiamo. E vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Trasporto tutto qua dentro, piglia la macchina. E damo se entra, olè. Damo se via di qua. Sì, forse magari sarebbe meglio andare direttamente sempre ogni giorno alla nave che abbiamo appena preso nello scorso appuntamento. Vediamo un po' il cherosene. Il cherosene, come detto, si fa con olio più olio. Olio più olio, però noi non ne abbiamo per niente olio. Qui invece che cos'è che serviva? Upgrade del secondo, acciaio non legato, ottone e acciaio colato. 10 di acciaio non legato. Acciaio non legato. Serve il rame. Di rame mi sa che ne ho preso a pacchi. Un attimo solo, vediamo un attimino. Serve il rame. Anche uno di questo. E mettiamo altro rame. Acciaio non legato a 1000 gradi. Tacchete. Fusione. Olè. Me ne servono ancora altri di questi. Sempre 1000 gradi e tacchede. Magari anche se ne facciamo qualcuno in più non è un grosso problema. Ecco qui.
Buon uomo, 5 di acciaio, 10 di rame, 10 di rame, maledizione non ce n'ho. Aspettate, rame, acciaio non legato. Ah, cavolo. Acciaio, acciaio, piombo, olio, cherosene, alluminio, cherosene, acciaio, acciaio, benzina e olio. Li diamo, ovvero li vendiamo. Vediamo un attimino, anzi aspettate, prima di venderli, fatemi dare un'occhiata a che cavolo è che serve. Ah, ok, serve acciaio, quindi l'acciaio non lo dobbiamo vendere, però possiamo vendere altro. Vediamo un attimo, possiamo vendere questo, la lattina qua, perché prima avevo sbagliato completamente. E lasciamo il piombo e alluminio, 105 dollari, va bene. Ok, dai ragazzi, allora io direi che per questo nuovo appuntamento della serie di Ship Graveyard Simulator è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate. Mi raccomando, vi invito gentilmente a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere questo video per poter aiutare serie e canale a crescere. Mi raccomando, ragazzi, conto su di voi. Detto questo, vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da G90 Gamer. Ciao a tutti ragazzi!